Lorenzo Nocentini si dichiara fortunato in merito all'esperienza vissuta a Madeira, dove i turisti in vacanza sull'arcipelago portoghese sono rimasti bloccati in aeroporto per il maltempo. Ho perso solo un giorno, quindi ho passato una sola notte in più là, però sono riuscito a vivere attivamente la situazione del volo famoso del 15 d'agosto, in quanto con noi in vacanza c'era la ragazza di un nostro amico che per rientrare in Italia avrebbe dovuto prendere quel volo lì. L'incubo è iniziato il 15 agosto con il volo di rientro, prima posticipato, poi cancellato per un'allerta meteo. Salta il volo, non ci sono più voli in nessun modo per raggiungere la terraferma. Il succo è quello. Quindi quello che è successo a noi è che abbiamo cominciato subito a cercare alternative, voli a qualsiasi condizione, a qualsiasi prezzo. Quindi ha cercato Roma, Parigi, tutti gli aeroporti, riesce a trovare dei voli, chiaramente li acquista spendendo un sacco di soldi. Nocentini punta il dito non solo sulla compagnia, ma anche sull'organizzazione dell'aeroporto. La prima cosa brutta, secondo me, è stata la maleducazione e il modo con cui hanno cacciato, una volta cancellato il volo del 16, sono stati praticamente cacciati dal gate. Quindi hotel dovevano cercarselo da solo, voli dovevano comprarseli da soli perché la compagnia non ha dato alternative. L'amica di Nocentini è poi partita il 18, mentre il volo di Lorenzo è stato posticipato al giorno successivo. Quindi anche lui ha provato l'esperienza della notte in aeroporto. C'era gente che dormiva ovunque, bambini, anziani, malati, gente in carrozzina. E l'aeroporto non ha minimamente messo dei servizi di aiuto di nessun modo. Scene brutte, perché comunque c'era tanto nervosismo, quindi risse sfiorate.